Buonasera a tutti ragazzi. Allora, siamo a commentare la sesta vittoria di fila del Napoli sul Cagliari per 2-0 e il primato anche questa settimana in classifica. Allora, stasera partita forse giocata a ritmi più bassi rispetto alle precedenti, però ovviamente non ci si può aspettare sempre un Napoli a mille all'ora, anche perché ci sono anche gli avversari, insomma il Cagliari. Sin dal primo minuto ha cercato di fare le barricate, quindi di limitare i danni a Napoli, e quindi tutti dietro la linea della palla, sperando poi di poter sortire qualche azione di contropiede, anche dopo l'1-0 del Napoli, che è avvenuto nei primi 15 minuti, ancora una volta in gol Osimhen. Il Cagliari è rimasto compatto dietro la linea della palla, cercando, ripeto, di portare questo risultato, il minimo scarto fino all'ultimo per poi cercare qualche sortita nel finale. Invece, fortunatamente, ancora Osimhen si è procurato un calcio di rigore che Insigne ha realizzato e ha chiuso la partita. Poi il Napoli, secondo me, poteva anche segnare qualche altro gol. Per imprecisione, un po' di leziosità sotto rete, il risultato è rimasto sul 2-0, che mi sento di dire è anche stretto al Napoli, visto che Ospina è stato praticamente inoperoso per tutta la gara. Quindi, bella gara del Napoli, ripeto, non giocata forse a ritmi forsennati come le partite precedenti, però è ovvio che sia così. Il Napoli ha giocato in scioltezza per tutti i 90 minuti. Tutti bene anche stasera. Gli interpreti tutti bene. Osimhen di nuovo migliore in campo. Gol realizzato su assist di Zielinski all'inizio partita. Ha tenuto sempre in apprensione da solo tutta la difesa del Cagliari, si è procurato il rigore per il 2-0, quindi assolutamente protagonista anche stasera. Bene anche Insigne finché è stato in campo, tutti bene. Difesa praticamente impeccabile. I Rahmani, Koulibaly, come dico, da più di un anno, secondo me la coppia di centrali che va confermata. Manolas a questo punto deve accontentarsi di fare l'alternativa, e se ci sarà possibilità, secondo me sarebbe il caso anche a gennaio di cederlo per prendere qualche altro difensore da far crescere vicino a Koulibaly e Rahmani. Altra prestazione, secondo me, molto più che sufficiente, anche se non forse leggermente al di sotto delle altre prestazioni di Anguissa, ormai centrocampista che si sta consacrando, si aggiunge a difensore, ha fatto un paio di chiusure su azioni pericolose del Cagliari, e poi si è proposto tante volte anche in attacco, ha sfiorato il gol in più di un'occasione, quindi un centrocampista completo che mancava assolutamente a Napoli, che ha fatto fare, secondo me, l'ultimo step al Napoli per essere una squadra completa in tutti i reparti. Quindi bene, bene, bene anche oggi Anguissa. Ripeto ragazzi, che succede adesso? Niente, siamo a punteggio pieno, bisogna continuare a stare con i piedi per terra, partita dopo partita. La settimana prossima, domenica prossima, ci sarà secondo me una partita molto ostica a Firenze con la Fiorentina, squadra molto compatta, anche l'Inter ha avuto non vita facile sul campo di Firenze la settimana scorsa, quindi ci attende un'altra battaglia, dopo ovviamente anche l'impegno infrasettimanale di Europa League che ci sarà giovedì, quindi un'altra partita in più sulle spalle, quindi se usciamo vincitori anche da Firenze, allora possiamo incominciare insomma, a fare una piccola considerazione di questa prima parte di campionato. Ok, andiamo adesso giovedì a giocare questa partita di Coppa. Io vi dico la verità, forse sono anche impopolare. Io l'Inter l'anno scorso, come sappiamo, in Champions arrivò quarta nel girone e quindi fu subito fuori dalle coppe. Secondo me quello è stato un vantaggio decisivo per poter vincere il campionato. Io non dico che volutamente uscirei dalle coppe, ma il Napoli non ha, secondo me, le riserve che sono tutte all'altezza di titolare. C'è qualche buono rincalzo, ma non è sicuramente a livello dei titolari. Quindi io opterei quasi per uscire dalle coppe, vi dico, forse probabilmente, ripeto, sarò impopolare a fare questo tipo di scelta per cercare di puntare fino alla fine alla vittoria. Vi dico la verità, perché giocare di giovedì l'Europa League toglie molto energie, soprattutto nei viaggi, andata, ritorno, tornare giovedì sera, quindi non potersi allenare e preparare la partita bene per tutta la settimana, secondo me può togliere qualche energia e qualche punto a Napoli. Ok, partita comunque senza patemi e condotta
senza difficoltà dal primo al novantesimo anche questo. Forza Napoli ragazzi e ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti, buonanotte.